dallo studiolo Cartualiotta di Bagheria, benvenuti per una nuova puntata di Pungolo Talk. E il nostro ospite oggi Giuseppe Puleo, dirigente regionale sindacale della SIURP, della Polizia di Stato, presidente anche del gruppo dell'Associazione Polizia di Stato di Bagheria. Benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie, grazie a voi dell'invito, è un piacere essere presente alla tua trasmissione. Allora, Beppe, voi insomma siete promotori di tante iniziative, fino ad ora avete realizzato molti interventi nel territorio, li vogliamo ricordare un pochettino? Ma guarda, il nostro gruppo nasce a Bagheria dal 2016, è stato il distaccamento appunto di Palermo, della sezione di Palermo, eravamo veramente in pochissimi. La volontà di veramente dare e mettere in gioco la nostra professionalità per il nostro territorio ci ha portato a farci conoscere prima di tutto all'interno delle scuole, e calcola che a oggi abbiamo incontrato più di 10.000 studenti per bullismo, cyberbullismo e progetti sulla legalità. Abbiamo creato bellissime iniziative come quell'iniziativa di Gio Petrosino, dove sono arrivati da New York poliziotti, abbiamo avuto delle onorificenze appunto alla polizia di New York. Quindi dico, le nostre iniziative che non riguardano solamente il bullismo e il cyberbullismo, ma il volontariato e la disponibilità a collaborare con altre associazioni del nostro territorio, come ad esempio durante il lockdown abbiamo collaborato con la Caritas per la distribuzione dei pasti e delle spese alimentari. Ecco, voi amate dire che volete lavorare in rete. Questo è un motto che portiamo avanti in rete, perché non vogliamo apparire come tutto noi, solamente noi. Ma io dico sempre che sociale e legalità, calamita che attira tra sé tanta bella e brava gente. Credimi che durante questi anni me ne sto accorgendo, perché sia il sindacato, il SIURP, che l'Associazione Polizia di Stato riescono ad attirare e attrarre a sé tante associazioni, i Lions, l'Associazione Guardia di Finanza, la Caritas, la Croce Rossa, l'Università della Terza Età, l'Associazione Carabinieri, l'Associazione Polizia Penitenziaria e tante altre associazioni, le Terre nelle Nostre Mani, l'AGE, dico tantissime associazioni e tantissime persone che veramente mettono a disposizione il loro tempo per la nostra comunità. Ma la cosa più bella, ecco, che sono riuscito a creare è creare un gruppo interforze, un gruppo che cammina insieme in tutte le iniziative, quindi l'Associazione Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza, quindi siamo queste quattro forze, camminiamo insieme in tutto questo percorso, e questa è una cosa bellissima. Quindi, se in caso quando c'è un intervento, insomma, collaborate tutti, ma partiamo dal semplice invito per la semplice commemorazione all'iniziativa di eventi, alla creazione appunto di eventi e di progetti. Questa è una cosa bellissima che sta funzionando benissimo, perché appunto non c'è il concetto tutto mio, ma siamo tutti insieme a camminare. La Croce Rossa è entrata anche a far parte del nostro gruppo. In settimana mi incontrerò con l'associazione dell'esercito, l'associazione Dolfante, che vuole entrare in rete con noi. Ed è questo l'obiettivo, camminare tutti in rete. E diciamo, se mi permetti, sì, penso che sia una cosa condivisibile, non è un lavoro, un intervento del singolo, ma del gruppo. Mi riferisco per esempio al vostro intervento quando c'è stato il nubifragio a Palermo, quando sono intervenute non soltanto uno o due persone, ma gruppi di persone, insomma, che fanno parte della vostra associazione, i quali appunto si sono impegnati nel salvataggio delle persone, vero? Allora, su questo noi non siamo proprio intervenuti, nel momento della disgrazia, abbiamo dato il nostro supporto dopo, in un secondo momento. In quel momento è giusto e doveroso elogiare veramente il coraggio di tutti quei colleghi che quella giornata si sono buttati in acqua
e hanno salvato vite umane. E credimi che io conosco tutte le squadre intervenute e nessuno si è tirato indietro quel giorno. Ed è questa la cosa bella, essere uniti nel momento della calamità o del problema e non tirarsi indietro, fare tutti squadra. Questa è la cosa bellissima che, dico, ci onora e ci distingue. Parliamo adesso della sicurezza sul territorio. Questo si scontra con una carenza di organico, se non sbaglio, sì. Nel senso che il territorio è molto vasto, voi siete pochi. Questa è una tematica che come SIULP, come Sindacato di Polizia, stiamo affrontando e stiamo dialogando appunto con la Questura, perché una volante è poca nel nostro comprensorio. E con l'occasione, ecco, doveroso secondo me rivederci, dove ti chiedo di ospitare, ecco, il dottor Quattrocchi, che è il nostro segretario generale del SIULP, che appunto vede lui in prima linea in questa risoluzione del problema, perché il territorio è grande e quindi è doveroso avere minimo due volanti. Un controllo efficace. Ma dico, qual è la situazione della sicurezza nel territorio? Non possiamo non negare che viviamo in un contesto dove è cambiata la movida, perché come tu puoi vedere prima la movida, ecco, si spostava tutta a Palermo. Io mi ricordo già alla mia età, ecco, era quello. Ora la movida, ed è positivo per il nostro territorio, resta a Bagheria, resta comunque nel nostro comprensorio. Però noi dobbiamo associare sempre a questo movimento di ragazzi, di giovani che restano qua, anche, ecco, una proporzione di sicurezza e quindi di uomini sul nostro territorio. Calcoliamo che la nostra generazione sta cambiando, io lo vedo girando le scuole, perché anche l'utilizzo dell'alcol, di alcolici, ecco, prima magari era una cosa impensabile o per più, diciamo, colpiva una minima parte di ragazzi, ora è un problema che riguarda la maggior parte di ragazzi. Io dico ragazzi, ma intendiamo anche bambini, ecco. Io girando soprattutto le scuole medie, spesso parlando anche dell'utilizzo dell'alcol e dei problemi essi derivati, mi rendo conto che vedo una partecipazione più attiva, perché loro stessi, essendo che magari c'è un più uso, ecco, sono più attenti a capire quali sono i rischi, che rischi, dico, che oltre alla salute riguardano anche le varie sanzioni amministrative e penali che appunto ne derivano. Io dico sempre che, soprattutto negli incontri con le famiglie, la nostra generazione sta cambiando. Noi siamo cresciuti con altri ideali, altri valori, altri insegnamenti, e di questo, dico, penso che anche tu me ne darai conto, nel senso che noi siamo cresciuti con insegnamenti: parla bene l'italiano, comportati bene, studia, cercati un lavoro, lo studio ti porta a una professionalità, creati la famiglia e così via, e frequenta brave persone, segui ideali, segui idoli, ecco, come Falcone Borsellino, Don Pino Puglisi e tante altre persone che hanno lottato contro la mafia. Oggi rendiamoci conto che tutto questo sta cambiando. La nostra generazione non vede più, ecco, come punti di riferimento eroi che vedevamo noi, ma vede personaggi del web, il famoso youtuber, e quindi io ho 100.000 follower, quindi 100.000 seguaci, e già divento un idolo per una generazione. Oggi il ragazzo, io girando le scuole, credimi, è quello che sento dire dalla maggior parte dei nostri ragazzi: perché devo studiare, laurearmi, con poi la problematica che poi comunque non troverei un lavoro. E quindi ti portano l'esempio di molti ingegneri, ad esempio, che studiano per diventare ingegneri e poi magari li trovi a fare il cameriere in una pizzeria. Con tutto il rispetto, però, dico, non è quello che loro si aspettavano con tanti anni di studio. E loro ti dicono: perché io devo studiare quando invece posso fare un video idiota? Io dico sempre così, e saluto Antonio, ci insegna. E quindi diventare ricco tramite questo video. Noi viviamo in un'epoca, ecco, dove un ragazzino che
parlando in maniera sgrammaticale, che facete voi, spopola sul web. Sì. Un ragazzino che sta veramente arricchendosi con la sua ignoranza, e quindi è difficile da parte nostra, ma soprattutto da parte degli insegnanti, far capire ai ragazzi che ancora si deve studiare per migliorare se stessi, appunto, per trovare una professione. Tu parlavi del fenomeno dell'alcolismo, ma c'è anche ancora, è molto diffuso anche il fenomeno dell'uso delle droghe. Sì. So pure che avete collaborato con la Casa dei Giovani, con il padre sì. Lobue, quindi questa collaborazione per sensibilizzare i ragazzi, ma i ragazzi riescono insomma a comprendere il vostro messaggio? Sì, guarda, noi abbiamo fatto anche una cosa bellissima, abbiamo collaborato con la Caritas, con la Casa dei Giovani e con altre realtà, molte case famiglia. Abbiamo chiesto alla Croce Rossa qua di Bagheria di camminare con noi all'interno delle scuole, perché grazie a degli occhiali particolari che loro hanno, che sfocano la vista, riescono a far capire il ragazzo gli effetti sia dell'alcol che delle droghe, e quindi quando facciamo indossare questi occhiali, che sembrerebbero dei classici occhiali da sci, ecco, per capirci, i ragazzi hanno difficoltà notevole nel mantenere l'equilibrio e anche di ricevere, prendere la palla al volo. E ti posso dire che dopo che fanno questo piccolo esperimento, riescono a capire, ecco, perché anche quello che io vado dicendo nelle scuole, ecco, l'educazione stradale, per dire, sì, è vero, il segnale, capire le strisce pedonali, ok. Però è pur vero fare capire ai nostri ragazzi, fare leggere, io faccio leggere il prontuario del codice della strada, cioè il classico libricino che gli operatori di polizia utilizzano per fare il cosiddetto verbale. Quindi quando il ragazzo dice, scusa, tu stai camminando senza casco, ok, cerca tu stesso nella pagina, guarda, tu stesso, io dico, non ti dico niente, leggi quanto è guidare senza patente, 5.000 euro, perché vedi, fino a quando loro lo leggono loro stessi, è un'altra impressione che si fanno rispetto a qualsiasi persona autorevole che gli posso dire tu rischi 5.000 euro se cammini senza patente. E ti posso dire che ci riconoscono tutte le scuole, ecco, questo modo di dialogare con i ragazzi, perché arriviamo a far capire. Ecco, questi interventi che fate voi a scuola, quindi con gli operatori scolastici, ma fate pure degli interventi con le famiglie, perché penso che è da lì che si inizia. Allora, abbiamo capito che è bello parlare con i ragazzi, però abbiamo anche capito che questi ragazzi, quando tornano a casa, non riescono, tra virgolette, a dialogare con i genitori, perché i genitori non sono aggiornati, soprattutto da un punto di vista di tecnologie, applicazioni e social. Allora, che cosa ho inventato? Ho creato, ecco, un progetto che si chiama Patente Social. Abbiamo girato le scuole incontrando le famiglie. Quindi i vari pomeriggi settimanali abbiamo incontrato tantissimi genitori che a loro volta portavano altri genitori, perché l'argomento non era noioso, l'argomento parlava dei social. E quando tu, io mi ricordo il primo incontro che feci alla chiesa San Pietro, era un incontro rivolto ai bambini, a questo incontro, per un errore di comunicazione, si presentarono anche i genitori. Quindi i genitori per la prima volta sentivano le varie problematiche, i rischi dei social, che cos'era un social, quali erano le applicazioni, TikTok, Snapchat e le varie, perché è vero, Pino, e tu qua me ne devi dare atto, che noi ancora siamo contenti di Facebook e WhatsApp. Loro fanno salti da piattaforma a piattaforma, sì, giorno dopo giorno, quindi è difficile starci dietro. E una mamma di controllo, appunto, esatto, deriva... ma la mancanza di controllo deriva da che cosa? Dal genitore. Il genitore non ha il tempo libero, non ha, perché l'intelligenza l'abbiamo tutti, ma non abbiamo il tempo che loro mettono a disposizione di stare tutti i pomeriggi là a provare le applicazioni. Una mamma mi disse al fine di questo incontro, bravo, complimenti, bellissime parole, io fortunatamente di questi problemi non ne ho, perché mia figlia studia tutta la giornata con il cellulare.
Ho detto: guardi, complimenti, perché dico, una ragazza su 1 milione che studia queste con il cellulare, però ho detto mi faccia sapere qual è l'applicazione, anche perché io giro le scuole così la pubblicizziamo. Cioè, guardi, non mi ricordo come si chiama, inizia con la I, Instagram. Allora, io non vorrei essere stato al posto della ragazzina quando la mamma è ritornata a casa, dopo che gli abbiamo spiegato che cos'era realmente Instagram. Ed è questo che manca, ecco. Allora ti posso dire che questi progetti che vengono sempre più richiesti e questi incontri proprio aumentano, anche perché il mio numero di cellulare ormai sta girando tra i genitori, quindi anche il fatto stesso, ecco, e qui colgo l'occasione di lanciare un messaggio. Sta per iniziare la scuola. Diciamo che io parlo di Bagheria perché dico anche con il fatto del referendum, quindi dico sì, abbiamo dei ritardi. Calcoliamo che comunque già siamo. Io un invito che faccio ai genitori è quello che questa volta non possiamo permetterci più, perdonami la parola, di babbiare. Cioè il messaggino che gira nei gruppi WhatsApp delle mamme su presunti allarmismi, ecco, questo non è più il momento di farli girare. Un messaggino di qualche mese fa diceva che qualora il bambino veniva riconosciuto positivo, cioè che aveva i primi sintomi del coronavirus, la maestra attivava il codice rosso, quindi il codice coronavirus, questo bambino veniva prelevato dalla bidella tutta in tuta con la maschera, veniva chiuso dentro una stanza, la COVID room, soprattutto proprio il messaggino, quello che è la cosa che veramente ho detto, ma come facciamo a credere a un messaggino del genere, dove si diceva che la patria potestà del genitore in quel momento veniva sospesa e il bambino dipendeva dalle competenze dell'ASL di zona. Cioè, molte mamme ci hanno creduto. Quindi il fatto stesso, ecco, di avere un contatto, soprattutto con le dirigenti scolastiche, ecco, che magari mi aggiornano, e quindi creiamo subito quell'incontro con le famiglie per smentire questi messaggi. Però è pur vero questo, ecco, cerchiamo di non credere a questi messaggini allarmistici che non farebbero altro che danneggiare i nostri istituti scolastici e soprattutto i nostri figli. Per il resto abbiamo tantissime iniziative che stiamo creando, proprio la prossima settimana abbiamo un incontro con il gruppo Interforze, perché oltre i normali appuntamenti che abbiamo con il presempe social, che quest'anno è stato il primo anno e ha avuto un grande successo perché abbiamo coinvolto, ecco, tantissime realtà associative e scolastiche dove ognuno di loro portava un presepe fatto con materiale di riciclo o materiale che poteva dare un senso simbolo, ecco, sia della loro associazione che di un problema attuale. Quello che ha colpito tantissimo è quello di un'associazione all'interno dell'oncologico pediatrico, dove hanno realizzato un presepe fatto con materiale dei classici farmaci, che ormai gli scatoli, ecco, dei farmaci utilizzati dai bambini, una stella cometa fatta con i cateterini o le flebo. Dico, ecco il simbolo, il segnale. E dopo abbiamo oltre incontri di bullismo, cyberbullismo, gli incontri con le famiglie, stiamo progettando un bellissimo progetto con alcune scuole di Palermo anche, dove prenderemo, speriamo, dico che il periodo ce lo consente, prenderemo dei gruppi di ragazzi, scuole medie e scuole superiori, e per 5 giorni toglieremo l'utilizzo del cellulare e dei social. Abbiamo un pool creato da pediatri, psicologi, psichiatri ed esperti del settore, perché vogliamo fare capire ai ragazzi che la tecnologia è bellissima, sta facendo salti da gigante, soprattutto in campo medico. Con accortezza e fare capire i rischi. Abbiamo una bellissima collaborazione con dei dirigenti medici dell'ospedale Puleo di Messina, dove io ad esempio questo non lo sapevo, abbiamo una bellissima realtà tecnologica che aiuta le persone che hanno subito l'amputazione di arti, e quindi arti meccanici, quindi hanno queste stanze virtuali dove questi si esercitano per
Quindi è pur vero che è pur giusto che i nostri ragazzi, ecco, devono capire che la tecnologia è bellissima, i social sono bellissimi, ma è più importante, ecco, la tecnologia soprattutto in campo medico. Ricordiamoci che prima ti dovevano operare al cuore, ti aprivano tutto. Ora, grazie alla tecnologia, un piccolo bucino, buchino nel braccio, riescono ad accedere a tutto il nostro corpo. Quindi vogliamo far capire questo, quindi faremo questi 5 giorni, ecco, no social, e faremo girare i nostri ragazzi, perché comunque li dobbiamo tenere occupati, con bellissime realtà, il bocciodromo di Bagheria, una bellissima realtà che io ho visitato, ho conosciuto il presidente, il bowling di Bagheria, il museo Mandralisca di Cefalù, le nostre realtà culturali locali. Quindi fare girare i ragazzi in queste nostre realtà e fare anche utilizzare, perché comunque un contatto minimo telefonico lo devi dare, ecco, fare utilizzare i vecchi cellulari di una volta, che tu li caricavi una volta e per 2 settimane la batteria durava, e fare capire, ecco, l'importanza del tempo e l'utilizzare il giusto tempo e dare la giusta importanza. Quindi tantissimi altri progetti, anche su, da un punto di vista di legalità, stiamo portando avanti ormai negli anni, nelle diverse scuole del nostro territorio, l'importanza di far conoscere i nostri ragazzi eroi morti perché hanno lottato contro la mafia, che però restano, ecco, un po' nell'ombra. E allora è giusto far capire ai nostri ragazzi che Falcone e Borsellino, ma insieme a loro ci sono tante altri eroi. Va bene, grazie a Beppe Puneo, dirigente SIULP regionale, grazie del suo intervento. L'appuntamento con i nostri spettatori è rinnovato alla prossima puntata.